Ghedi, 13 maggio 2017. Beata Vergine Maria di Fatima. Messaggio della Madonna. Sarò la voce dei poveri di Dio. Carissimi figli, oggi mi avete dato tanta gioia perché siete così desiderosi di onorarmi. Molti figli sulla terra oggi mi danno lode e gloria. Ed io trasmetto tutto questo a Dio per voi. In tutte le mie apparizioni mi sono servita di strumenti semplici, piccoli, umili. Loro sono stati la mia voce davanti all'umanità. Allo stesso modo, io sono stata la loro voce davanti a Dio. Io sono la voce di tutti i miei figli davanti a Dio. Soprattutto dei miei figli più piccoli, più poveri e più umili, quelli che non chiedono altro che di potermi amare. Figlioli, il mondo è dominato dagli arroganti, è in mano ai violenti, e potete ben vedere come vanno le cose. Io vi dico però che il Signore tiene saldamente in mano il destino degli uomini e non lascerà che i suoi piccoli vengano schiacciati. Nessun figlio di Dio sarà schiacciato, ed io sarò la voce di questi piccoli davanti a Dio e davanti all'umanità. Lo sarò anche davanti a quella parte della Chiesa che parla tanto dei poveri, ma non li protegge. Fa tante opere a favore dei poveri, ma non ama i veri poveri che sono i poveri di Dio. Se li amasse veramente, avrebbe rivelato quanto detto a Fatima, perché là ho parlato per amore dei piccoli. Figli miei, il mondo non si salverà senza il vero Dio e senza la comunione tra i figli di Dio. Mi riferisco a tutti i figli di Dio presenti in molte parti dell'universo e che Dio sta chiamando a raccolta. Dio cerca i suoi figli, vuole salvarli e usarli come strumenti di salvezza per tutta l'umanità. Anche voi potete essere strumenti di salvezza se lo volete. Io desidero servirmi di voi per portare sulla terra il grandioso annuncio che già volevo portare a Fatima e che è stato oscurato dagli intrighi degli uomini. Questo è l'annuncio che intendo portare per l'ultima volta sulla Terra. L'umanità esiste in tutto l'universo. Tutta l'umanità dovrà scegliere fra Gesù Cristo e Lucifero. Solo attraverso Gesù Cristo potrà giungere al vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'umanità che avrà accolto Gesù Cristo sarà radunata da ogni pianeta, per formare un solo popolo unito a mio figlio, sommo sacerdote. Sarà un popolo umile ma forte in Dio, che non conoscerà più distanze né barriere. Figli, vi chiedo di decidervi completamente per Gesù e di aiutarmi in questa opera che Dio mi ha affidato. Non desidero niente per me, nessuna gloria. La mia gloria siete voi. Siete le stelle della mia corona. Io sono la voce dei miei figli davanti a Dio e lo sarò anche davanti ai potenti arroganti. Per amore dei miei piccoli non starò in silenzio. Parlerò ancora e dirò tutto quello che dovevo dire da molto tempo. Sono una persona viva e non una bella statua da portare in processione. Miei figli hanno diritto di ascoltare la voce della loro madre che li ama, li chiama e li ammaestra. Finora sono stata molto paziente e discreta. Ho perdonato tante cose. Ora però è tempo di risvegliare i miei figli che soffrono sotto l'oppressione del nemico ingannatore, che sembra invincibile, ma che non può nulla contro Dio e contro di me.
Per questo dirò tutto quello che il Signore mi permetterà di dirvi. Sono la sua serva e farò quanto lui mi chiederà. Io sono colei che vive nella Santissima Trinità. Sono vostra madre, ma sono anche la regina dell'universo. Questo non è un semplice titolo col quale mi onorate, ma è la mia missione. Sono madre e regina dell'universo. Forse questo particolare vi è sfuggito. Perciò vi ricordo che, in quanto regina, ho ricevuto da Dio la grazia e il potere di agire in tutto l'universo a favore dei miei figli. Ho ricevuto il potere di schiacciare la testa del serpente e lo farò. Vi parlerò e vi insegnerò tutto ciò che dovete sapere in questo tempo per vincere il male che si annida ovunque, anche nella Chiesa. Ho il diritto e il dovere, di fronte a Dio e all'umanità, di parlare ai miei figli quando voglio, quanto voglio e come voglio, senza chiedere il permesso a nessuno. Dio mi ha chiesto di usare fino in fondo il mio potere di madre e regina dell'universo. Lo farò per voi, per aiutarvi e per proteggervi, perché i tempi sono gravi. Vi chiedo di aiutarmi, figli, a salvare tanti fratelli, attirandoli a Dio. Siate anche voi la voce degli ultimi. Figli miei, non fidatevi dei potenti di questo mondo. Fidatevi solo di Dio e anche di me. Io desidero solo il vostro bene e vi affido a Dio perché questo è il vero bene per voi. Dovete farlo anche voi. Affidatevi a Dio e donatevi completamente a Lui. Donategli tutto e tutto vi ritornerà centuplicato. Vi prometto, per l'amore che mi portate, che sarò sempre con voi. Dovunque sarete, io sarò con voi. Vi sarò accanto in tutte le prove, nella gioia e nelle difficoltà. Sarò la vostra voce davanti a Dio, e voi siate la mia voce davanti agli uomini. Dio, che è vostro Padre, vi ama e vi vuole tutti felici e salvi. Vuole portarvi in una creazione nuova, così bella e pura, che neppure potete immaginare, ma che è preparata per voi alla fine dei tempi. Abbiate fede, figlioli. Io vi aspetto nella nuova creazione, ma sono già qui con voi e cammino con voi sulle strade del mondo, sulle strade di ogni uomo, verso la creazione nuova. Vi benedico con tutto il mio amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.